28 agosto 1975. Sei cooperative, rappresentate dai loro presidenti e dai loro soci, si ritrovano attorno a un tavolo in una giornata di fine estate. Inconsapevolmente stanno avviando una nuova stagione dell'agricoltura piemontese. Vogliono unirsi per affrontare le nuove sfide del mercato. 5 settembre 2015, a 40 anni di distanza, vi raccontiamo la grande festa di compleanno del CAPAC, un consorzio di cooperative cerealicole che ha scelto di guardare nel futuro nella stessa direzione. Oggi è una festa di compleanno importante, vogliamo farla partire da questo sguardo fiero di un bambino che già si appassionava nei campi di mais. Lo stesso sguardo fiero è rimasto negli anni, si è conservato nonostante le grandi sfide, perché l'agricoltore è un uomo dalla speranza inesauribile. Michele Becchis è al centro di questa festa di compleanno, che cosa diciamo? Diciamo che sono passati tanti anni. Cioè, a me non sembra vero, ma soprattutto come dire, sono volati via, no? In una continuità di attività, di cose da fare, di progetti, di speranze e così via. Io mi ricordo bene che quando siamo partiti la cosa che mi preoccupava di più era di fare una cosa che durasse. Io ero assillato da questa roba qui, no? Perché avevo visto tante cooperative nascere e morire, tante esperienze partire e poi fermarsi e non arrivare mai ad essere determinanti per il socio produttore agricolo, cioè portare dei vantaggi duraturi. E quindi il mio assillo era di fare una cosa, ripeto, che durasse nel tempo. Ora credo che il fatto di essere arrivato a 40 anni vuol dire che, come dire, è un po' come quell'automobile che ti vendono garantite fino a 200.000 km, no? Per cui almeno altri 40 anni di garanzia dovrebbero esserci. Oggi a questa festa ci sono oltre 1.200 persone, questo vuol dire che forse il CAPAC come soci non ha soltanto i soci, quindi è una cooperazione veramente aperta al territorio che coltiva altre collaborazioni. Ma sì, lavorando sul territorio ovviamente ci sono i soci, ma ci sono tutti quelli che prima e dopo, no? Cioè, perché poi alla fine il CAPAC ha 2.500 soci, vuol dire che sono 2.500 famiglie che lavorano insieme per avere dei buoni risultati, e qui alcuni comuni sono coinvolti completamente nella cooperativa, soprattutto comuni a prevalenza agricola, no? Perché sia come fornitura dei prodotti a monte, sia come destinazione poi del consumo dei prodotti, la cooperazione copre tutto il territorio. 40 anni sono una festa, ma sono un traguardo di persone, perché parliamo di cooperazione, le persone hanno dei sogni. Qual è il sogno del cassetto del CAPAC? Il sogno del cassetto del CAPAC è di proseguire il cammino verso la produzione di prodotti speciali. Cioè, io immagino sempre che l'evoluzione di una cooperativa sia un po' come scalare una montagna, no? O di percorrere una scala. Noi abbiamo il primo scalino, ci mettiamo insieme, il secondo è vendiamo insieme, il terzo è facciamo una prima lavorazione insieme, il quarto è facciamo delle lavorazioni più sofisticate insieme, il quinto è facciamo della lavorazione in grado di andare direttamente al consumatore. E quindi il sogno del CAPAC è, siamo a metà scala, di riuscire a fare nei prossimi anni alti gradini e di salire in questa scala di trasformazioni sempre più sofisticate e quindi di recupero di valore aggiunto sempre maggiore. Anche la voce del Ministero all'Agricoltura, per tramite la persona di Andrea Olivero, vuole fare gli auguri a questo figlio prediletto che è il CAPAC. Sì, gli auguri davvero di cuore a chi ha saputo in questi anni creare legami e tenere insieme il mondo agricolo. Noi sappiamo quanto è difficile fare coesione, quante siano le spinte all'autoreferenzialità anche nel settore agricolo. Qui ci troviamo di fronte invece a un'esperienza di eccellenza di chi ha messo insieme le risorse per far crescere l'agricoltura e per migliorarla, per fare sì che sempre di più fosse all'altezza delle sfide della qualità e dell'eccellenza che noi oggi stiamo compiendo.
Presidente Chiamparino, i 40 anni del CAPAC raccontano un pezzo di storia del Piemonte, ma soprattutto uno sguardo al futuro cooperativo. Cosa ne pensa? Ma la mia presenza qui vuole essere, diciamo, un riconoscimento di questi primi 40 anni di storia, che sono stati molto importanti per un settore strategico per il Piemonte come l'agricoltura, importanti perché hanno dimostrato che se si vuole innovare, se si vuole sia nel campo delle colture sia nel campo delle tecnologie, bisogna, come si dice adesso, fare sistema. In fondo il CAPAC è un modo intelligente per fare sistema. E soprattutto sono qui per augurare, diciamo, per essere fedele al mio motto Esagerumanen, almeno altri 40 anni di vita al CAPAV, perché abbiamo bisogno, guardando al futuro, sempre di più a questo modo di fare squadra per migliorare le tecnologie, migliorare le produzioni. L'agricoltura è l'unico settore che nella crisi più nera di questi anni passati ha tenuto botta, e quindi proprio per questo ha la forza per dare ancora di più per il futuro. 40 anni del CAPAC, c'è quasi la stessa età della regione Piemonte, che nacque proprio nel 1970. Quindi si va a sottolineare che in quel periodo c'era una richiesta e una necessità di nuova rappresentanza, non solo nel mondo istituzionale ma anche nel mondo agricolo. L'esperienza del CAPAC è possiamo dire unica in questa regione, ed è un'esperienza di cooperazione con un epilogo in crescendo, cioè una struttura che è cresciuta, che ha migliorato, che ha aggregato e che è sempre stata performante rispetto ai suoi soci. Noi abbiamo avuto, non tutte le esperienze cooperative in questa regione sono state positive, per cui quando ci sono realtà come quelle del consorzio CAPA, che aggrega altre cooperative e che fa innovazione nel suo settore, noi dobbiamo prenderla come esempio, perché da lì si possono prendere, diciamo, delle intuizioni positive per il futuro. Presidente Gardini, il CAPAC nasce mettendo insieme un consorzio di cooperative agricole che in qualche modo volevano conquistare e mantenere e tutelare la loro autonomia. Ancora oggi l'autonomia è bandiera della cooperazione, perché? Bandiera della cooperazione perché la cooperazione è dei soci. Le organizzazioni sono degli strumenti. Non è mai un fine la cooperativa, così come non è un fine l'organizzazione. La cooperativa nasce come strumento al servizio dei soci per uno scambio mutualistico, per una difesa del reddito, per un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei soci, e altrettanto l'organizzazione al servizio delle cooperative per difenderle, per tutelarle, per favorire le migliori condizioni per lo sviluppo. Questo è il tema. Noi vogliamo crescere, vogliamo sviluppare, ma vogliamo far crescere anche la dignità, il reddito, il lavoro dei nostri soci, perché questo penso sia un grande contributo e un elemento distintivo dell'impresa cooperativa. Non si può raccontare la storia del CAPAC senza parlare di Giovenale Gerbaudo, che fu un consigliere importante ma anche uno stimolatore, e diciamo che risale un pochino a te anche l'affiliazione del CAPAC a Confcooperative. Com'è andata questa vicenda? È stata molto interessante, perché quando mi sono affacciato al scenario regionale in qualità di presidente prima dell'agricola e poi anche del regionale negli anni 80, inizio anni 80, e il tema mio era quello di come vincere la sfida Piemonte, sistema Piemonte. Noi avevamo allora un Piemonte fatto di diciamo vocazionalità straordinarie, di straordinarie, però con una difficoltà relazionale molto forte, mentre l'imperativo era di fare delle filiere, di fare qualcosa che stesse nello scenario europeo. E quindi il CAPAC per me era una chiave di volta per un ragionamento che riguardava cereali, mezzi tecnici, zootecnia e via discorrendo. E poi il CAPAC già allora aveva un patrimonio di personaggi, di passione, di
motivazioni molto forte. Bechis è il campione di questo. Poi c'è, se riesco a portarli dentro, mettiamo veramente la prima pietra della filiera cereali, mezzi tecnici del Piemonte, da giocarci, diciamo così, nei confronti del non organizzato, ma di giocarci anche a livello nazionale. C'è anche il cuore di Mario Abrate in questi 40 anni di storia, perché rientra la figura proprio del presidente di Fedagri nella creazione di questo consorzio, quindi ci va anche un pensiero personale sicuramente emozionato. Beh, questo è vero, d'altra parte in queste occasioni l'emozione non manca, ma secondo me un po' di pathos, un po' di emozione fa bene anche a noi che ci atteggiamo a uomini duri, in realtà ci fa bene in questa ripercorrere la nostra storia fatta anche di successi, come dicevo prima, oltre che di difficoltà e di problemi e qualche volta anche di sbagli. Ed è evidente che, come tutte le storie di cooperazione, anche questa è nata, è uscita ed è stata creata da una sommatoria di intelligenze che più che meno abbiamo messo insieme, ognuno la nostra. Siamo andati fuori dal Piemonte a imparare come si faceva cooperazione da altre parti e abbiamo applicato qui, terra di Piemonte, non certamente tra i più vocati, tra i più privilegiati a fare e a parlare di cooperazione. Beh, io direi, lo dicevo un attimo fa con il presidente confederale Gardini, abbiamo dimostrato all'Italia intera che anche Piemonte, che anche Fedagri Piemonte, grazie a questi esempi virtuosi straordinari, è un numero uno nel livello nazionale della cooperazione. Siamo a questo prestigioso compleanno che fa onore a tutta la cooperazione piemontese, ma non solo. Vogliamo sottolineare che al CAPAC aderiscono 2.500 imprese. 2.500 non è semplicemente una somma, perché in termini di cooperazione è un valore aggiunto per esse. Perché? Sì, la cooperazione è un valore aggiunto perché ognuno di loro può dare il contributo per fare questo grande progetto che è stato il CAPAC e di cui si vedono i risultati. Spesso si tende a pensare che entrare in cooperativa sia mortificare la propria capacità imprenditoriale, ma in realtà è assolutamente il contrario, perché ognuno può mettere il proprio contributo di idee, ma anche di esperienza, per fare un grande progetto. Quindi, in un mondo globalizzato, dove uno dei gap più importanti con il resto del mondo produttivo è proprio la dimensione, e mettere insieme le nostre aziende per fare un grande progetto sia la risposta importante. La ricerca in agricoltura è importante anche rispetto a nuovi modelli. La storia del CAPAC passa da un mais normale a un mais speciale, quindi parliamo di un tragitto da commodity come prodotto a filiere specializzate. Sì, è così. Il sapersi adeguare alle richieste del mercato o alle nuove esigenze è fondamentale per qualsiasi attore della filiera produttiva. L'esempio di CAPAC da questo punto di vista è, direi, molto interessante e assolutamente funzionale. CAPAC è nata come produttore di commodities, cioè di mais destinato alla trasformazione industriale to cure piuttosto che all'alimentazione animale, e in questi 40 anni ha saputo adeguarsi invece alle nuove esigenze di filiera, e quindi produzione di cereali e non solo più mais, evidentemente destinati al consumo umano, quindi al food in qualche modo. E sicuramente ha saputo creare delle filiere speciali per gli animali o per trasformazioni di tipo industriale, e aggiungerei ancora, da questo punto di vista, la capacità che il consorzio ha avuto in questi 40 anni di sapersi anche adattare e sviluppare sulle nuove esigenze, ad esempio della produzione di energie sostenibili. Oggi parliamo di mais, una parola importante per l'agricoltura, 40 anni di storia, ma campagne e città camminano insieme. La sfida è quella della Torino metropolitana, in cui non ci si concentra soltanto sul tessuto urbano, ma su una nuova dimensione dell'economia. È assolutamente quello che intendiamo fare. La città metropolitana di Torino è molto peculiare, molto particolare, l'unica in Italia che ha un territorio così ampio, un territorio in cui abbiamo tanti elementi d'eccellenza, tra questi l'agricoltura è sicuramente
mantiene sicuramente in provincia di Torino un ruolo importantissimo. Noi vogliamo che questo continui, vogliamo sfruttare al meglio e valorizzare al meglio una funzione fondamentale della città metropolitana, che è lo sviluppo sociale ed economico, e credo che questo, in sinergia con l'altra nostra funzione importante, e cioè la pianificazione territoriale, credo possa dare dei buoni frutti. Peraltro ereditiamo l'esperienza della provincia di Torino, che aveva assunto delle norme importanti sulla pianificazione territoriale, sul consumo del suolo, a difesa del suolo destinato all'agricoltura. Quindi noi vogliamo continuare su questa strada, perché siamo convinti che l'agricoltura sia anche per la città metropolitana di Torino un elemento fondamentale e importante. Noi ci crediamo, vogliamo continuare a lavorare in questa direzione. 40 anni di un consorzio agricolo che dimostra che attraverso la condivisione e quindi anche attraverso un modello di imprese che si mettono insieme per affrontare anche un periodo così difficile, difficile anche per l'agricoltura, che ha visto sicuramente in questi 40 anni delle profonde trasformazioni e cambiamenti, ecco, proprio attraverso un modello di consorzio, di imprese che si mettono insieme, io credo ci sia la testimonianza che si possono non solo affrontare queste sfide che i nostri tempi ci stanno mettendo davanti, ma anche darci una prospettiva per il futuro, una prospettiva attraverso un modello di impresa che è quello cooperativo, la cooperazione è quella autentica, attraverso un modello di impresa che vede nel rispetto dell'ambiente, nella valorizzazione del territorio, nell'occupazione anche dei giovani, una prospettiva anche per il futuro. Qui si parla di vera cooperazione, questo è un motivo per far festa, una vera cooperazione che viene esaltata non soltanto dalla centrale cooperativa che in qualche modo la sostiene, ma anche da altri attori che diventano promotori assoluti come Andrea Tronzano. Assolutamente sì, per quanto mi riguarda ho dato tutto il sostegno possibile, anche autenticando le firme, a questa bella iniziativa su Stop alle false cooperative. Nel CAPA che troviamo proprio il contrario delle false cooperative, cioè gente onesta, gente trasparente, gente che fa gli interessi dei cittadini e anche il giusto profitto per l'impresa, e quindi io sono contentissimo oggi di essere qua, perché l'agricoltura, settore primario, è sicuramente un settore dove la politica deve continuare ad investire. Alla cabina di regia si sono visti tanti cambiamenti in questi 40 anni, direi che stiamo parlando di un consorzio che ha assunto coraggio e quasi un talento un po' rivoluzionario per restare al passo coi tempi e dare nuove risposte anche in termini di reddito agli agricoltori associati. Sì, in effetti in questa occasione si ripensa un po' al passato, no? Io non ho vissuto tutti i 40 anni di CAPAC, però sono più di 25 e ricordo in effetti com'era l'agricoltura diversi anni fa. A conti fatti ci sono parecchi cambiamenti. Per noi oggi la nostra agricoltura, la nostra cerealicoltura rappresentata da CAPAC è pienamente inserita in un mercato che è diventato un mercato globale, quindi in una competizione a livello mondiale, dove è difficile mantenere i margini, mantenere la redditività per le aziende agricole. Oggi l'agricoltura si continua a chiedere quello che è sempre stato, cioè il contributo, anzi la determinazione della nutrizione del pianeta. In più negli ultimi anni sono affiancati nuovi compiti altrettanto importanti, come la contribuzione alle energie rinnovabili, che sono uno degli aspetti dei compiti fondamentali dell'agricoltura, e vediamo anche nuovi scenari, nuove prospettive, ad esempio quella della produzione di materiali di bioplastiche a basso impatto ambientale, a partire sempre dai cereali. Noi dobbiamo essere molto attenti e impegnati in queste produzioni, perché dobbiamo riuscire appunto a mantenerci competitivi in questa corsa, in questa gara che si svolge a livello planetario, a livello globale. La capacità che tutti hanno sottolineato di voi, che vi dà un grande merito, è quella anche di ripensarsi nei confronti delle sfide del futuro. Quindi guardiamo ai prossimi 40 anni, che cosa state mettendo in campo con i soci, ma soprattutto anche come strategia. Beh, 40 anni sono un po' tantini, comunque la sfera di cristallo ci dice che tra 40 anni avremo ancora i cereali nelle nostre pianure, perché sono estremamente fertili, vocate per le produzioni agricole intensive. Guardando un po' più vicino, fin dove riusciamo a vedere, noi pensiamo che dobbiamo appunto far di tutto per mantenere il nostro sistema competitivo in questa situazione di competizione mondiale. Quindi dovremo proseguire con le
delle produzioni cerealicole speciali, in forte raccordo in filiera con i nostri clienti che sono consumatori appunto di cereali, con l'agroindustria. Dovremo razionalizzare alcune cose, soprattutto dovremo stare molto attenti nei nostri impianti, che sono essenziali per la nostra attività, per il nostro mestiere, che quindi devono essere efficienti, devono essere modernati, ristrutturati, ma nel contempo dobbiamo essere estremamente attenti ai costi, proprio perché la competizione ormai si gioca sull'euro o sul centesimo, e quindi dovremo essere produttivi, efficienti, bravi, ma anche con una forte attenzione ai costi. Oggi è una festa che ruota attorno al mais, che è un cereale che oggi viene soprannominato super cereale, proprio perché sulla tavola non soltanto degli italiani ha acquisito un nuovo spazio. Perché? Sicuramente importante, perché sono in aumento le intolleranze, celiachia o comunque anche solo appunto intolleranze ai cereali come il frumento, e il mais è sicuramente un'ottima alternativa. Lo vediamo già negli scaffali dei supermercati, in cui comunque un sacco di prodotti a base di mais hanno mercato. Il CAPAC è un consorzio che ha saputo davvero rispondere a questa sfida alimentare, quindi passare da nutrire gli animali a nutrire le persone. Quanto oggi il mais entra nella dieta quotidiana delle persone e di quali età? Io credo, come ho detto prima, sicuramente in certe categorie speciali come i celiaci eccetera, ma anche credo in tutta la generazione della mia età, o comunque chi ha diciamo il sentore sul fatto che i cereali sono diversi, non solo più il frumento, ma ci si avvicina anche per curiosità a questo alimento, perché comunque effettivamente presenta anche meno problemi per i bambini, per gli anziani e anche per noi. E per chiudere questa bella puntata festosa vogliamo trarre il nuovo brio promozionale della campagna del Qui da Noi Nazionale, che vuole riprendere il carattere dei prodotti e abbinarlo a come ci si sente. Quindi voi telespettatori di Robe da Fedagri potreste sentirvi come loro, magari scoppiettanti o magari scoppiati, ma va tutto bene e merita di festeggiare una cooperativa così tosta come il CAPAC, per cui anche come Robe da Fedagri vogliamo dire buon compleanno CAPAC!